Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al consueto speciale medicina di edicolaweb.tv e con noi è ancora una volta il primario di cardiologia, il dottor Francesco Graziano, che vado a salutare. Buon pomeriggio. Ciao Francesco, ci davamo Ciao. del tu e Certo. continuiamo a darcelo. L'altra volta abbiamo parlato, anzi abbiamo sfatato un po' di miti, purtroppo Sì. ne hai confermato uno, ahimè dolente, quello del sale, non bisogna utilizzarlo, mia moglie subito me l'ha ribadito. Oggi invece diamo un po' di consigli alle fasce di età, soprattutto maschili, perché secondo il mio modo di vedere, poi non so se tu da medico puoi confermare o meno, gli uomini si controllano un po' di meno rispetto alle donne. Le donne sono più controllate Sì, sotto il profilo sono più clinico, vero? attente, diciamo, sono più attente, sì. Anche per la maternità, forse Sì, sono più anche, portate a controllarsi. certamente, certo. E invece anche noi maschietti dovremmo controllarci un po' di più. Un po' di consigli dovrebbero essere dati sia agli adulti, come possiamo essere noi, ma anche alle fasce più deboli, terza età, quindi anziani Sì. e ragazzi, perché non sono esenti neanche i ragazzi da qualche controllo che andrebbe fatto, è vero? Assolutamente sì. I ragazzi solitamente esercitano, praticano degli sport e per quanto oggi sia obbligatorio portare in visione al centro sportivo un elettrocardiogramma almeno, spesso questo elettrocardiogramma non viene associato anche a visite più approfondite. Quindi per fare attività fisica io consiglio sempre visita cardiologica con elettrocardiogramma, perché comunque lo specialista in quella occasione può dare dei consigli o trovare piccoli o grandi problemi che siano e quindi dare delle indicazioni a fare ulteriori controlli. Basti pensare ad esempio a quanti calciatori, no? È È capitato vero, che è diversi vero. calciatori, ecco l'esempio di Cassano, che a 40 anni Già. quasi ha dovuto subire un intervento di chiusura di un difetto che aveva all'interno del cuore, difetto che evidentemente poteva essere osservato anche in base ad un'attenta anamnesi o in base ad un esame ecocardiografico. Quindi io quando portano bambini che devono fare attività fisica, ballo, piscina, calcetto, consiglio sempre alle mamme di, se non è stato mai fatto, di fare anche un ecocardiogramma, almeno una volta, in modo tale che si vede lo sviluppo del cuore se ha raggiunto la piena maturità. Senza andare neanche troppo lontano, ricordiamo lo scorso anno la morte di Astori, di Davide Sì. Astori, addirittura in albergo, Morosini sul campo, Sì. a Lì Pescara. immagino che siano stati dei problemi elettrici. Del tessuto elettrico del È cuore. incredibile pensare quanto sono controllati, perché poi i colleghi giornalisti su questo Il sono problema. stati più prodighi di particolarità Sì. e di specifiche. I calciatori, soprattutto in Serie A e in Sì, Serie B, che sono professionisti assolutamente. assoluti, dovrebbero essere controllati in tutto e per tutto, Assolutamente. eppure. Assolutamente, perché a volte questi difetti, come quello di Cassano in questo caso, sono talmente piccoli che all'esame transtoracico, quindi all'ecocardiogramma, quello standard, non si vedono. Quindi sono poi i sintomi che il ragazzo manifesta ad essere un campanello d'allarme per lo specialista. Non siano soltanto la visita e l'elettrocardiogramma che poi viene fatto in una condizione di riposo, ma fare anche, se ci sono, soprattutto a maggior ragione, dei fattori di rischio, far seguire degli esami strumentali che sono l'ecocardiogramma, la prova da sforzo, in modo tale che si va a valutare come si comporta il fisico sotto sforzo fisico, quindi valutare la frequenza cardiaca, se compaiono delle aritmie, che tipo di aritmie sono, come progressivamente cresce la pressione arteriosa, in modo tale da vedere se la curva pressoria sotto sforzo e della frequenza cardiaca siano normali o anormali, e quindi in quel caso adottare delle misure. Ascolta Francesco, mentre parlavi mi è venuta in mente una cosa di cui non abbiamo parlato nell'altra puntata, che sono Sì. questi famosi falsi miti, però è assolutamente attinente a quello che stavi dicendo poc'anzi. Si dice anche che i problemi cardiaci sono ereditari. È vero che c'è una, un,
una percentuale di ereditarietà? Cioè, chi ha i genitori o i nonni, certo, che hanno avuto problemi, certo, del genere, magari deve essere più attento? Certo. Assolutamente sì, la familiarità è uno dei fattori di rischio. Poi non è familiarità in quanto tale, ma magari sottende delle patologie familiari congenite che vengono tramandate anche alla discendenza. Spesso eseguo delle prove da sforzo in soggetti giovani che mi dicono: ho perso mio papà a 45 anni, mio zio uguale ha avuto un infarto a quell'età, mio nonno idem. Allora consiglio di fare degli screening che sono anche ematologici, cioè screening delle coagulopatie. Ci sono delle patologie sulla coagulazione del sangue che portano alla formazione di trombi, e quelli sono i responsabili in alcune percentuali di casi di infarti a volte anche fulminanti. Diamo delle ricette di controllo, ossia il controllo minimo che bisognerebbe fare e il controllo più accurato. Quali esami prevedono? Certamente. Allora, nei giovani, bambini e ragazzi, visita cardiologica ed elettrocardiogramma, almeno una volta, se non è mai stato fatto, un ecocardiogramma. Ovviamente se sono poi di tipo agonistico, è ovvio che lì il medico dello sport fa fare anche la prova da sforzo. Nella fascia nostra, 40-50 anni, ragazzi di 40-50 anni, ovviamente, fortunatamente, la vita fortunatamente. Si è mutata, quindi ancora siamo ragazzi. Sicuramente in base ai fattori di rischio, la visita cardiologica dell'elettrocardiogramma e se si fa sport periodico, sicuramente anche l'ecocardiogramma, la prova da sforzo, assolutamente sì, vanno fatte seguire. Nell'anziano invece, visto che io insieme al mio infermiere spesso facciamo anche screening cardiologico nei centri di terza età, valutiamo di persona in persona, ovviamente da soggetto a soggetto, quello che va fatto, perché sicuramente se soffre di ipertensione, allora quando fanno il ballo o la ginnastica ci possono essere dei picchi di pressione, molto spesso la terapia non è adeguata, quindi la cerchiamo di migliorare. I dati sono un po' relativi, ad personam, credo. Assolutamente ad personam, perché comunque entrano in gioco altri fattori di rischio, certamente. Diabete, il processo di aterosclerosi, che come diceva il mio professore dell'università inizia a 20 anni, quindi lì sugli 80 siamo non ha tutti i torti, insomma, non ha tutti i torti. Senti Francesco, a chiudere la nostra chiacchierata, tu hai parlato bene dei 40-50 anni, ragazzi 40-50 anni, abbiamo parlato anche della terza età. Vorrei soffermare la tua attenzione sui giovani, sui molto giovani, con una consuetudine che è venuta fuori in questi ultimi 2 anni. L'Istat ha portato a conoscenza un abuso particolare, il drink binging, che è l'abuso di sostanze alcoliche, bevute in un lasso di tempo molto ristretto e in grande abbondanza. Tu mi dirai, vabbè, comunque maggiorenni. Io invece ti riporto che la statistica parlava dai 14 ai 19 anni. Nonostante sia proibito, anche i locali pubblici somministrano bevande alcoliche a ragazzi molto giovani. Oppure escono già sballati, fra virgolette. Bravissimo. Da casa. Ovviamente è inutile dire, siamo in TV, che le sostanze stupefacenti non fanno bene, ma anche l'alcol bevuto in questa maniera, anche ai ragazzi molto giovani che sono fisici d'acciaio, scolpiti, può far male. Certamente che fa male, lo sappiamo, insomma, sono ovvietà. Purtroppo i giovani d'oggi non sanno più cosa fare per sentirsi più grandi e finiscono per fare poi errori madornali come questo, o come assumere sostanze come aminoacidi in abbondanza nelle palestre, o, certo, palestre, o terapie ormonali per gonfiare di più i muscoli, ma che a lungo andare danno gravissimi problemi, soprattutto cardiovascolari. Certo.
certamente. E certamente quello è un modo non per minare. Non mi trovo assolutamente d'accordo. Per minare il proprio fisico. Basta insomma. Fare sudare un po' di più e si ottengono gli stessi risultati. Certo, importante dirlo, perché chi beve molto alcol, soprattutto i ragazzi molto giovani che guidano la macchina, dicono vabbè, l'importante è che non faccio l'incidente. Attenzione però, un abuso costante di sostanze alcoliche alla fine porta alle cardiopatie alcoliche, oltre che agli organi che conosciamo, fegato in primis, no? Certo. Ancora una volta molto chiaro, molto trasparente nelle sue disamine il dottor Francesco Graziano, cardiologo primario. Ricordiamo di nuovo l'email se voleste porre le vostre domande al dottore francesco.graziano@clinicamdgmilanodomodossola.genova.com. Ripeto, francesco.graziano@clinicamdg.com, lo vedete in sovrimpressione. Io ringrazio ancora una volta Francesco, grazie per l'attenzione e per la disponibilità che dimostrate con la web.tv. Noi ci vediamo col prossimo appuntamento, sempre con lo speciale medicina, qui a edicolaweb.tv.